Immaginate di essere un'entità immortale caduta sul pianeta e dover imparare qualunque cosa, dal camminare al mangiare e al percepire, al provare. Bene, questo è il presupposto di To Your Eternity. Ciao ragazzi, sono Zergantis e benvenuti in questo nuovo video anime della domenica dove vi parlo in modo umile di quello che mi piace, di che ho letto, che ho sentito e ne voglio parlare con voi discutendone anche qua nei commenti. Questa volta giochiamo un pochettino in casa perché l'autrice di To Your Eternity, Fumetsu no Anatae, o comunque A Te l'Immortale, è Yoshitoki Oima. Shitoki Oima è la stessa autrice di A Silent Voice e sapete che è probabilmente il manga anime mio preferito, quello che mi è piaciuto di più in assoluto. E quindi, sapendo già un pochettino che lo ha fatto lei, sappiamo anche il genere. In questo caso siamo sempre su drammatico, ma a stile fantasy. Oltretutto il target è shonen. Detto questo, cercherò veramente di non farvi alcun tipo di spoiler, anche perché infatti non vedrete, non vi dirò alcun tipo di nomi dei personaggi, perché è tutta roba che si scopre dopo, ma se mi seguite nei miei vari video, comunque sapete che non vi spoilerò mai nulla, e laddove vi spoilerassi qualcosa, comunque appare scritto gigantesco, vi avverto prima, così almeno voi non vi rovinate l'esperienza. In questo momento è uscita la prima puntata su Crunchyroll questa settimana in simulcast, lo potete trovare in descrizione e nel commento, e io ho letto... No, ero in pari col manga un botto di tempo fa, devo riprenderlo, però lo cominciai a leggere nel 2019, quindi io quando scoprii che uscì lo cominciai a leggere. Ed è una bellissima storia. Andiamo a parlare con ordine, vi faccio un po' riassuntino del plot partendo dal primissimo episodio. Immaginatevi questa sfera, sta perla bianca, che viene depositata, piccolina, che viene depositata sul il mondo, sulla terra. E diventa un sasso perché tocca il suolo e diventa la prima cosa che tocca che è un sasso, poi piano piano diventa sasso, poi diventa muschio. Quindi arriviamo poi alla metafora, poi ci arriviamo. E un giorno, durante una grande nevicata in questa tundra, un lupo bianco ferito a una gamba muore su questa pietra e la pietra, che era prima la sfera, diventa il lupo. Di conseguenza, di botto, da inanimato e leggermente, no, non leggermente animato, non ha senso, però da muschio, quindi un'entità muschiosa, diventa un essere cosciente, un animale. E quindi si rimane un attimo sorpreso perché non ha esperienza. Questa è la chiave, non ha esperienza. È tutto su un knowledge, su un gaining knowledge in tutto in tutta l'opera. Oltretutto, la prima cosa che esperienza è il dolore. Perché ha una ferita sulla gamba, che viene subito rimarginata, e da qui capiamo l'immortalità. Il freddo, perché è in mezzo a una tormenta di neve, non sa camminare, deve imparare tutto, e la solitudine, perché non ha idea di dov'è. Piano piano, camminando, andando verso una direzione non definita, arriva in questo villaggio dove c'è questo ragazzo che lo riconosce come il suo animale. Ah, ecco dove eri finito, e a quel punto lui comincia ad avere altre esperienze. Esperienza del calore di un falò domestico, l'esperienza del cibo, non sa come mangiare, deve un attimino capire come si mangia, il perché di aver mangiare, e il ragazzo si rapporta con lui come il suo unico amico. Scopriremo la triste storia di questo ragazzo, che è l'ultimo rimasto all'interno di questo villaggio. Non vi dico oltre, e avverranno delle vicissitudini tra l'entità, che è questo lupo, e questo ragazzo. Spoiler! Perché questo ve lo devo dire, se no è un casino. Quindi 5, 4, 3, 2, 1. L'entità, nel momento in cui purtroppo il ragazzo morirà, diventerà lei stessa il ragazzo. Quindi diventerà una forma umana. E da quel momento in poi, tutto l'anime barra manga incentrerà come forma principale dell'entità il ragazzo. Che ovviamente potrà anche tornare a essere lupo o altre cose, ma la forma col quale noi andiamo a identificare il protagonista, di cui comunque non vi dico il nome, lo scoprirete tra non molto, perché negli anime lo scoprirete presto, sarà quella del ragazzo che avete visto lì. Fine dello spoiler. Purtroppo questo era obbligatorio, non potevo fare altro. Il manga, io trovo molto. Molto interessante il manga per una marea di ragioni. Innanzitutto è l'esperienza, cioè già il parto, no? Il fatto che da pietra non abbiamo ricordi, nasciamo con dolore, con la ferita. C'è tutta un po' questa similitudine che, vabbè, può essere un'interpretazione mia, giusto o sbagliata, quello che è, però è molto affascinante. Ma il fatto che il protagonista, che è questa entità, dovrà vivere, perché vivrà
e vivrà a lungo, essendo immortale, che poi è quello poi il problema, dovrà vivere una marea di esperienze creando la sua entità, quindi creando la sua personalità, creando la sua rete di affetti, creando la sua personalità, la sua indole, comprendere. Decide lui plasmare come essere una persona e lo farà attraverso le conoscenze. Conoscerà dei personaggi che gli insegneranno a essere una persona giusta, dei personaggi che lo feriranno, dei personaggi che gli insegneranno la differenza tra l'amore, l'affetto, dei personaggi che gli insegneranno la guerra, la sofferenza. E tecnicamente, oltre a essere un viaggio verso la consapevolezza e la conoscenza di se stessi, è anche un viaggio alla ricerca della creazione della propria famiglia. E direte, ma come si fa con l'eternità? Lui è destinato a vedere tutte le persone che amerà e che col quale avrà dei rapporti morire. È vero, ma l'anime barra manga organizzerà un escamotage che gli permetterà comunque, in un modo o nell'altro, di continuare ad avere dei rapporti anche con queste persone, nonostante siano nel suo cuore, nei suoi ricordi, ma non più sullo stesso piano terreno. Wink wink. Chiaramente poi parte centrale e parte portante di tutto l'anime barra manga sarà anche il capire da dove proviene il personaggio principale e dal perché si trova in quella situazione e quali saranno poi le dinamiche che verranno poi a scontrarsi grazie alla sua presenza. Voi dovete pensare che comunque un'entità immortale, immaginate, ecco, facciamo questo esperimento, immaginate di essere immortali e di andare avanti, di partire dal, vi dico un numero a caso, 3000 avanti Cristo, ok? E continuate a esserci, conoscete persone, fate cose, non potete morire, quindi tendenzialmente farete anche delle cose abbastanza surreali, abbastanza magiche, abbastanza incredibili, no? Quindi qualcuno testimonierà queste cose, impressionerete qualcuno, entrerete nella vita di qualcuno, e questo qualcuno avrà dei figli, avrà dei nipoti, andrà avanti, 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 avanti. Se non diventate una semidivinità, o comunque non avete un seguito che qualcuno si ricordi, qualcuno vi segua, qualcuno voglia stare con voi e vi idolatri, è difficile che non accada, insomma. Siete una presenza costante all'interno dell'ecosistema del mondo, che da piccolo può ampliarsi. Immaginate quello che può muoversi attorno a questa figura. Clan, guerre, battaglie, giuramenti, protezione, promesse di assassinio, amore. Ci sono veramente una marea di subtrame e di movimento attorno alla figura di una persona che è un pilastro, è sempre lì. Trovo sia meraviglioso da un punto di vista concettuale. Poi a livello di disegno a me piace, perché comunque stiamo parlando della Yoshitoki, quindi per me, a me piace quel tipo di rappresentazione, soprattutto nell'anime come è stato fatto, mi è piaciuto tantissimo. A molti nel primo episodio ricorderà molto Vinland Saga, ho sentito tutti dire mi ricorda molto Vinland Saga per il fatto che comunque c'è il villaggetto mezzo nordico, mezzo norreno, in mezzo alla tundra. Non fatevi fuorviare, non c'entra un tubo, è solo un inizio con sofferenza, doveva dare un inizio con sofferenza. Quindi cosa di meglio mettere appunto la storia struggente del ragazzino nel villaggio lasciato da solo, con la neve, il freddo, il poco da mangiare. Il fatto che alcuni danno come difetto, e questo ve lo posso dire, a volte un'accelerazione eccessiva. Vedrete appunto un velocizzarsi delle ere, quindi dei tempi, degli anni. Attualmente nel manga, ora non vi dico dove, ma nel manga siamo andati molto 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 avanti anche con lo sviluppo e tutto. Troverà dei personaggi che sono estremamente ben caratterizzati, secondo me. La caratterizzazione dei personaggi è probabilmente una delle cose migliori che io ho apprezzato molto di più. Gugu poi mi fa impazzire, io ve lo dico, ma tanto non sapete chi sia, quindi non è che vi sto spoilerando, vi ho detto solo un nome. E trovo veramente veramente interessante tutta la questione del viaggio, tutta la questione della consapevolezza, della coscienza, la filosofia che ci sta dietro. Può sembrare estremamente pesante, vi assicuro che è meno pesante di quello che sembra. Di certo non è una roba super leggera, ecco, da quel punto di vista, soprattutto per quanto riguarda gli abbandoni, ecco, nel caso dell'eternità. Però riesce a trovare comunque sempre un lato, un insegnamento, un qualcosa di positivo che me l'ha fatto amare e me l'ha fatto veramente, 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 veramente apprezzare. Nota negativa, per l'appunto, ripeto, può essere, forse l'ho
la speed up in alcune situazioni, anche perché la maggior parte dei personaggi che andrete a controllare, andrete a incontrare, deservano, no? Meritano tutti una storia molto approfondita, perché sono, ripeto, davvero ben caratterizzati molto molto bene. Io ho fatto difficoltà, scusatemi se non sono entrato troppo nel dettaglio, ma magari ne potremo riparlare di To Your Eternity, perché veramente se io qua vi dico cose vi spoilero e veramente ve lo rovino. Quindi non sono andato troppo nel dettaglio nell'andare ad analizzare un po' più in modo personale, col cuore, quel tipo di dinamica tra quel personaggio e quello che vedrete accadrà, e l'andrete ad analizzare, l'andrete ad amare, perché accadranno. Però... ovviamente vi invito a dargli un try e a dargli un'occhiata, perché secondo me merita davvero 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 tanto. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, a lasciarmi un like, a seguirmi anche su tutti i miei altri social. Vi ricordo che sono live lunedì, mercoledì e venerdì alle 21.30 e la domenica alle 21, dove parliamo col Just Chatting anche di questo, di anime, manga, qualunque cosa. Poi martedì, giovedì e il sabato al pomeriggio, ma ve lo dico prima su Instagram se vado live o meno. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata. United States of Zerga. Ciao belli.